Il grande reset prosegue a passi da gigante, anche in campo spirituale. La nuova religione mondialista, il Crislam, cui alacremente sta lavorando Francesco l'Apostata, riunirà le tre principali fedi monoteiste del pianeta, cristianesimo, islam e ebraismo, che contano complessivamente oltre 4 miliardi di fedeli. Il Crislam, un neologismo composto di due parole, cristianesimo e islam, nasce in Nigeria negli anni 70, ma viene ufficializzato con la conferenza A Common World Between Us and You, una parola in comune tra noi e voi, che si tiene nel 2011 nella Università di Yale, nel Connecticut. La convergenza religiosa tra posizioni da sempre inconciliabili, chiamata sincretismo, nasce anche in questo caso dalla necessità di amalgamare la mandria umana, distruggendone ogni forma di identità, fisica e spirituale, per renderla più facilmente controllabile. Le proiezioni del Pew Research Center, l'accreditato centro di ricerca demografica mondiale, ci evidenziano infatti che nel 2050 la popolazione del pianeta raggiungerà i 9,3 miliardi di persone e sarà quasi impossibile, nonostante le distopiche forme di tecnologia, tenerla sotto controllo. In particolare, i musulmani saranno l'unica etnia in crescita esponenziale, mentre i cristiani, che attualmente sono la maggioranza, diminuiranno a causa della loro scarsa fertilità e dell'espandersi dell'ateismo fino ad essere sopravanzati dagli islamisti nel 2070. D'altronde, il Crislam non è il primo caso di sincretismo religioso voluto dalla sinagoga di Satana. La casta sacerdotale mosaica, passata attraverso la riforma di Ezra, era già pesantemente intervenuta nei primi secoli dell'impero romano, creando il mostruoso connubio tra il cristianesimo delle origini e l'ebraismo, tra Vecchio e Nuovo Testamento, come sarà poi confermato dal Concilio di Nicea, imposto dal sanguinario imperatore Flavio Costantino, che apparteneva a quella stessa linea di sangue nel 325 d.C. Il sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme sarebbe così divenuto il sommo pontefice della Chiesa di Roma. Questa presenza, religiosa e non solo, così pervicace e così storicamente ben documentata, avrebbe portato nei millenni successivi continui scisma nella cristianità. Ortodossi, catari, protestanti, evangelici e altri ancora. Il legante del Crislam pretende essere la comune discendenza da Abramo, falsa dal punto di vista storico, etnico e soprattutto teologico. È spiritualmente inconcepibile, infatti, mettere sullo stesso piano divinità della guerra e della vendetta, come Allah e Yahweh, con il Dio dell'amore predicato dalla parola di Cristo. Questa mostruosità interreligiosa si sta comunque concretizzando nella costruzione dei tre templi, moschea, sinagoga, chiesa, nell'isola di Sadiat ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Il progetto, sottoscritto il 3 febbraio 2019, da Francesco l'Apostata e dall'imam Ahmad al-Tajib, massima autorità religiosa sunnita, sarà inaugurato il prossimo anno nel giardino che non a caso è stato definito casa comune della famiglia di Abramo. Troverete molto di più nel saggio Ade, la sinagoga di Satana, alla cui realizzazione potrete contribuire con donazioni liberali oppure acquistando in prevendita il libro al link che vedete in sovraimpressione. Sapere aiuta a capire.
Capire aiuta ad agire. Sempre al vostro servizio. Andiamo avanti.